Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione che oggi registriamo in esterna. Perché? Perché ovviamente l'attualità ci impone, dopo aver ascoltato ieri l'assessore regionale alla protezione civile Mazzocca, di fare visita al comune forse più colpito da questa ondata di maltempo e soprattutto da questa ondata di disservizi. È il comune di Teramo, il sindaco ovviamente non ha potuto raggiungere i nostri studi perché è qui sul pezzo. Sindaco Brucchi, bu buonasera. Buonasera, buonasera e grazie insomma, per eh, questa puntata particolare di Acropolis, però insomma, stamattina eh, dobbiamo continuare a gestire la la Situazione emergenza neve, per cui insomma, emer... emergenza, neve, emergenza eh... neve passata. Emergenza neve passata. Emergenza, ma... emergenza acqua sono i postumi. Emergenza luce, questi sono i postumi dell'emergenza neve, e quindi è chiaro che insomma, siamo qui a Teramo. Andiamo per ordine, sindaco: quattro giorni fa, cinque giorni fa, questa ondata di maltempo con neve, pioggia. La cosa strana è che è nevicato praticamente dall'ingresso a Teramo in su perché a San Nicolò la neve non c'è mai stata. Cos'è? È stato un colpo di sfortuna. Poteva spostarsi magari qualche chilometro più a monte e lei non avrebbe avuto i problemi della circolazione, poi gli altri problemi sono dipesi da altro e, ne e li tratteremo. Ma vede, io ho già detto e ribadito che sicuramente il piano neve. Eh, diciamo non ha funzionato come avrebbe dovuto, noi abbiamo un'esperienza consolidata in tal senso. E, mh, però e quindi di questo abbiamo anche chiesto scusa ai cittadini talamani, però vorrei far notare che in, in 24-36 ore si sono concentrate un'emergenza energia elettrica. Un'emergenza neve, un'emergenza frane, un'emergenza alberi in mezzo alla strada, perché noi su tante strade non siamo riusciti ad intervenire così come do, avremmo dovuto, perché c'erano alberi in mezzo alla strada che impedivano proprio di passare, quindi abbiamo dovuto dare le nostre forze prima per spostare gli alberi e poi per, per, per pulire le strade. È chiaro che ci sono state cose che non sono andate, come le difficoltà di tenere pulita la strada dell'ospedale nel, nelle prime ore della mattinata, è, è, è stato sicuramente un problema che... Insomma, una cosa che non doveva accadere e su questo diciamo, io ho fatto già una riunione, un incontro con il, il mio dirigente il dirigente alla, alla Polizia Civile per capire che cos'è che non è andato Sì, daco, però quando si fa un piano neve no? uno fa un quadro, penso immagina che ci sia una nevicata ci siano delle difficoltà magari immagino una nevicata più abbondante di quella che poi arriva eh, e com'è che poi questo piano neve puntualmente non funziona. Però guarda, che cos'è che, non, però che guarda, non quadra? Io credo che noi, la nostra storia di cinque anni, parlo della mia, della mia gestione, di cinque anni da sindaco e da responsabile dell'azione civile in questi sei anni passati abbiamo dimostrato di saper gestire il piano neve. Eh, se lei si ricorda, qualche anno fa nella famosa nevicata che durò una settimana. Beh, quella del 2012 che è stata molto più uh, copiosa rispetto a questa, le cose funzionarono. Eh, che cos'è che non il ha funzionato? È cambiato l'aspetto economico. È semplice perché nel 2012 noi abbiamo speso 480 mila euro per il piano neve, ma erano risorse che avevamo. Adesso noi abbiamo speso per il primo piano neve circa 30.000 euro di soldi che non abbiamo, cioè di soldi che dovremo trovare e tutti i soldi che spendiamo per il piano neve sono soldi che togliamo alle manutenzioni. Quindi qual è la variabile, la principale variabile? È che ci sono meno risorse e che bisogna essere più oculati anche nella gestione di queste situazioni. Per cui magari in passato abbiamo, diciamo, il piano neve aveva in pancia 40 mezzi, 40 ditte. 40 mezzi, questa volta sono usciti soltanto 17 mezzi. Cioè il problema fondamentalmente è questo perché? Perché dobbiamo garantire sicuramente la viabilità, dobbiamo garantire sicuramente le strade principali, ma lo dobbiamo fare con un occhio, eh, diciamo, con, strizzando un occhio al bilancio. Questo è il problema principale. Poi in questo caso dobbiamo capire che ci siamo trovati di fronte a una zona di emergenza assoluta. Cioè io invito tutti quanti a vedere i telegiornali, ci sono comuni dove la neve è arrivata a 3 metri, cioè è stata una nevicata violenta associata a vento forte, associata a bufere, associata a alberi che sono caduti, quindi voglio dire, è stato un evento Eccezionale, però non è che, insomma, in questi casi. Mal comune, mezzo gaudio. Non, no, non no. è che uno può giustificarsi così. No, per dire che è stato un evento eccezionale. Ripeto, nessuna giustificazione. Che poi il Piano Neve non ha funzionato così come ha funzionato in passato, e la storia, però, ci dice che noi siamo, dimostriamo, abbiamo dimostrato di essere capaci di gestire i piani neve perché l'abbiamo fatto in passato anche bene. Questa volta qualcosa non ha funzionato. Stiamo verificando e abbiamo già verificato cosa non ha funzionato e ci metteremo rimedio. cioè non è, Nessuna scusa, io anche pubblicamente mi sono come dire, ho chiesto ai cittadini eh, di, mi sono scusato con i cittadini per i disagi, quindi questo fa parte del mio carattere e non ho difficoltà ad ammettere queste cose. Però ecco ripeto, bisogna tenere conto da una parte questo e dall'altra parte tutta una serie di situazioni che di fatto ci sono state. I cittadini poi eh, continuano a chiedersi ma eh, ogni volta la scusa dei soldi che non ci sono. Eh, poi, eh, quando magari si fa al lupo a lupo a lupo, eh, uno non ci crede più alla fine che arrivi il lupo. Ma mh, se non avete i soldi per, per andare avanti per la normale eh, gestione, ci sono forme di protesta nei confronti di istituzioni eh, più in alto, ad esempio la regione oppure il governo, che vi permettono di, eh, di far sentire la vostra voce, non nel momento della difficoltà magari, ma. Prima. Sì, allora lei sa che eh, quando ci fu il, il, la nevicata del 2012 fu detto che i comuni sarebbero stati rimborsati, ci, il governo ci fece fare un piano di rimborso, abbiamo mandato documentazione. E, e avete preso parte dei soldi? Non abbiamo preso niente, niente. Non abbiamo preso niente. Non è rientrato un euro da, di, quella, di quella calamità. Quindi stiamo parlando di. Promesse fatte da parte del governo e mai mantenute, quindi di che cosa parliamo? Inutile che diciamo che ci dobbiamo rivolgere agli enti superiori. Gli enti superiori stanno forse peggio di noi, e quindi inutile rivolgersi a loro. Io sono del parere che noi dobbiamo gestirci con le nostre forze. Io voglio essere messo però nelle condizioni di poter fare questo. Purtroppo il governo ancora non ci mette in queste condizioni, l'ho detto tante volte e l'ho ripetuto. Il fatto di dire che non ci sono i soldi non è una lupa al lupo, è un dato oggettivo. Adesso si è inserito il bilancio di cassa e hanno già pensato che siccome era impossibile che i comuni affrontassero il bilancio di cassa fin da subito lo hanno affiancato al vecchio bilancio per cui lei pensi che noi nel 2015 faremo due bilanci, faremo il vecchio bilancio e il nuovo bilancio. Cioè siamo veramente arrivati a forme di eh, pazzia istituzionale che non ci aiutano ad affrontare e a risolvere i problemi, non ci aiutano. Però comunque noi siamo qui, siamo sul pezzo, continueremo a lavorare. Io Davvero mi fa sorridere il Partito Democratico che in piena emergenza, eh, acqua, luce, neve, fanno comunicati stampa, cioè davvero dimostrano di non avere nessuna, nessun, nessun ruolo istituzionale. Cioè loro stanno in opposizione, ma quello è... Beh, fanno l'opposizione. Se Ma qualcosa non va a. L'opposizione no? si può fare in tanti modi, eh, io vorrei ricordare a me stesso, prima di tutto, che quando Gianni Chiodi era in opposizione, fece un'opposizione costruttiva per cinque anni e poi da questa opposizione costruttiva è andata al governo e sono più di dieci anni che amministriamo questa città. Questo credo che sia l'opposizione giusta. Dire sempre no e criticare sempre tutto, sicuramente non giova. Questo dal mio punto di vista è potrei sbagliarmi. Comunque. Senta, lei mh, parlando nei giorni scorsi, ha utilizzato, ho no, visto tutto quello che è successo. Uh, il paragone con le piaghe d'Egitto, ha detto manca solo l'invasione cavall delle cavallette e che il tordino diventi rosso, uh, però lei ricorda meglio di me che eh, le piaghe d'Egitto furono mandate per punizione. Nei confronti del Faraone. Quindi, tutte queste cose che le capitano, cos'è? Una sorta di punizione divina oppure eh, non so se ho, è sfortunato? Se, se ho, no, io non mi ritengo sfortunato, mi ritengo una persona fortunata solo perché ricopro questo ruolo, sono seduto su questa poltrona, mi ritengo una persona fortunata. Non so se ho qualche colpa da espiare, siamo pronti anche ad espiare queste colpe? Io non credo, e la verità è un'altra, che il clima è cambiato faceva notare Forlini che negli ultimi quattro anni abbiamo avuto tre alluvioni tre alluvioni e che il nostro territorio non è pronto ad accogliere questi eventi meteorologici straordinari. Perché? Perché non sono mai state fatte le infrastrutture così come bisognava farle, per tutta una serie di problematiche che, parla, che partono da lontano e quindi dovremo forse cambiare il modo di gestire la pianificazione del nostro territorio, perché questi sono segnali importanti che il, il clima diciamo, ci sta dando. Eh, insomma, ripeto, io credo che non, non, non mi ricordo eh, di aver mai assistito. Ad eventi meteorologici di questa portata nel nostro territorio, cioè eh, eh, come dire, tempeste artiche che raggiungono il nostro paese, sono degli ultimi anni. In passato è vero che faceva sempre tanta, tanta neve, perlomeno mia nonna mi raccontava che le nevicate erano abbondanti e lì nessuno si lamentava del piano neve eh, quando nevicava tantissimo. Eh, tanti anni fa io, anche a piedi. Io ho ricevuto delle critiche, qualcuno, a qualcuno mi ha dato bene il paragone che ho fatto, perché ho detto che magari. Eh, negli anni 30 nevicava lo stesso ma eh, c'era forse qualcuno che governava che comandava di liberare le strade le strade venivano liberate ma erano altri tempi e altre situazioni ha, ha nominato Forlini eh, dove vuole partire? Forlini è il presidente della Ruzzoreti vuole partire dalla Ruzzoreti o dall'Enel? Ma è indifferente insomma, le... andiamo per ordine cronologico allora partiamo dall'Enel che cosa è successo a Terra? Ma è successo che il, il nostro sistema di servizio per l'energia elettrica è un sistema anche questo antico, eh, è vero che c'è stato un evento sicuramente eccezionale, questo lo, lo ribadiamo. L'ENEL ha lavorato, devo dire, a Teramo ci sono in questo momento oltre 120 persone che stanno lavorando per ripristinare il servizio, è vero che però qualcosa non ha funzionato anche lì. Insomma. Senta Sindaco, ma è vero perché poi le colpe della politica, in questo caso non del Sindaco, ma magari in, della politica intesa in senso più ampio eh, ci sono perché. Eh, mi dicevano che eh, dal 1 gennaio sono stati trasferiti all'Enel dell'Aquila quasi tutti gli operai che eh, sono destinati al pronto intervento e in provincia di Teramo ne sono rimasti solo 10 per la precisione. 11 ecco, operai poco, e 15 amministrativi. Per coprire 19.000 km2 di territorio. Adesso io chiedo come può la politica permettere che un'azienda benché privata eh, lasci sul territorio solo 11 persone. Ma è quello che ieri ho rappresentato, ieri sera ho ricevuto la telefonata del, mh, eh, del rappresentante nazionale eh, con le istituzioni del, dell'ENEL, eh, che insomma, probabilmente ha sentito la mia intervista e mi ha voluto chiamare e gli ho rappresentato proprio questo, però vede un discorso generale, cioè oggi... Nel nome della spending review, nel nome dell'Europa, nel nome del, del, del dover rincorrere a tutti i costi quello che la Germania ci vuole imporre, noi stiamo impoverendo in maniera importante il nostro Paese. Io da questo punto di vista sono assolutamente diciamo, contro le imposizioni che il, la, la, il governo europeo ci continua a fare. Cioè ci sono delle cose giuste... Però se restano 11 operai in provincia per... di terra non è che la colpa è della Merkel. No, non è della Merkel, è la colpa è del fatto che comunque anche l'Enel deve, deve fare revisione della spesa e poi sicuramente ci sono delle scelte sbagliate, ma io questo lo rappresentate, sono d'accordo con lei, non si può lasciare un territorio così vasto con 11 operai, perché questi 11 operai non potranno mai, fare, non potranno mai sopperire a tutte le necessità. Se poi succede un evento come quello che è accaduto, allora a quel punto si va nella, nella, diciamo nella crisi più profonda. Sul Ruzzo eh, il discorso più o meno è lo stesso. Il Ruzzo politicamente è stato gestito per oltre 20 anni dal Partito Democratico di questa città, ha amministrato tutte e tre le società che, di cui era la prima formata la nostra, il Ruzzo, eh, tre, eh, tre società, tre poltronifici dove c'erano tre consigli di amministrazione, tre collegi dei revisori. Eh, quindi eh, il Partito Democratico pensasse a fare un po' mia colpa prima di cercare di accusare gli altri perché hanno gestito per 20 anni questa società che adesso si ritrova ad avere eh, circa 80 milioni di euro di debiti. Eh, io devo dire che Giacomino di Pietro è stato l'unico che ha avuto la forza e la voglia di riunire almeno queste tre società in un'unica società, riducendo notevolmente i costi. E, adesso, e questo ha impedito a Ruzzo di fare investimenti perché oggi il Presidente Forlini ha detto stamattina che chiederà ai sindaci un aiuto per fare investimenti perché la rete ha bisogno di investimenti e noi siamo pronti ma io le devo dire che il Comune di Teramo deve ricevere da Ruzzo 4 milioni di euro per me 4 milioni di euro per quello che sono le, le, le criticità del mio bilancio mi risolverebbero una buona parte delle ecco, criticità parliamo, che noi abbiamo parliamo di questi 4 milioni intanto visto che è una trasmissione particolare se vuole può prendere il caffè, se no le si raffredda. No, eh, ma perché, il caffè lo possiamo prendere. Eh, e quindi, però, no, no, tanto visto, dire, visto che siamo Però voglio eh, dire il caffè c'è anche un per argomento. Però voglio dire: ecco qua. Eh, il caffè glielo offro io, sia chiaro. Perché ah, grazie così. Eh, diciamo, Dobbiam, anche, non mi tocca pagare. Alcuni aspetti glielo offro io. Eh. Però dicevo: quindi cioè, adesso il Partito Democratico so che uscirà con dei manifesti eh, nei miei confronti, così come ha fatto in passato. Sì, questo ce l'hanno detto, gli abbiamo anche ripresi. Sì però così, così, eh? così come ha fatto in passato però gli vorrei ricordare che questi, che questi manifesti non gli hanno portato gran che sì. fortuna, eh, fortuna in passato perché eh, mh, eh, lo sto leggendo, eh, fine della fine della fine della pulizia e manutenzione di strade inefficaci, mondo produttivo dimenticato e licenziamenti per finire, eh, piano di emergenza neve inesistente. Ora basta, ora è il Partito Democratico beh, eh, Partito Democratico magari adesso chiederò sul, di affrontare. Pia sul piano neve forse adesso ci hanno ragione. Eh. Eh, ma non si può valutare un'amministrazione da, un, da un evento eccezionale, eh, quindi per l'amore di Dio. Ma, beh, ma il Partito Democratico continua a fare questa politica che giova al centrodestra. Perché, perché poi i cittadini teramani sanno leggere e distinguere queste situazioni e quindi loro con questa loro politica hanno perso le elezioni perché guardi che l'anno scorso avevano fatto lo stesso manifesto. Beh, il Partito Democratico dice che le ha quasi vinte, ma dipende, no, dipende da che punto guardi, lei, si guarda. Lei, no, eh. lei le risulta che una partita si, poi può, vince uno, si può vincere, si può no, quasi non vincere. vincere. O no. si vince o si perde. Quindi esiste un solo vincitore. Ieri oh. sera la Juventus ha vinto 1-0 con il Sassuolo. Il Sassuolo ha giocato bene, però alla fine Pogba ha fatto una magia e la Juventus ha vinto. Quindi voglio dire, <ride> ora il Sassuolo può pure dire che ha quasi vinto, però poi ha perso perché tre punti l'ha presa la Juventus. Così il Partito Democratico ha quasi vinto, però poi ha perso. Perché qui c'è Brucchia e non c'è Manola di Pasquale. Sì. Stiamo parlando dei 4 milioni di euro che deve invece prendere dal Aruzzo. Com'è possibile che parlare. si sia accumulato un credito così Guardi, grande? Io le posso fare un invito perché questa domanda non la rivolge al centro-sinistra. Lei magari chiama qualche amministratore del Ruzzo in passato, nominato dal Partito Democratico a Teramo e gli chiede come mai, come è possibile che il Ruzzo sia in questa situazione dove è assolutamente nella impossibilità di onorare un impegno previsto dalla norma. Questo perché nessuno lo dice? Perché questo non viene detto a chiare lettere dal, dal, dal Partito Democratico? Perché si nasconde e si trincera dietro la Team, che è tutto sommato una società che chiude il bilancio inattivo, non ha debiti, e invece non lo dice Nerruzzo. Perché Nerruzzo? i 60 dipendenti che sono stati assunti in maniera non legittima, tant'è che ci sarà un giudice che dovrà stabilire eh, se potranno restare o meno al loro posto, eh, non se ne parla. Perché non si si dice che il Ruzzo non ha nessuna capacità di indebitamento per poter fare investimenti per poter evitare quello che è accaduto in questi giorni. Di questo non si parla, di questo eh, diciamo c'è una sorta di. Questo bisognerebbe chiedere a Manola di Pasquale e Compani eh, di come hanno gestito il Ruzzo, se, se l'hanno gestito in maniera eh, lineare o se invece magari anche. Insomma, questo sarebbe una... Ragioniamo per assurdo, facciamo come i matematici. Se lei incassasse questi 4 milioni di euro cosa realizzerebbe, cosa ci farebbe? Ma innanzitutto non sarei nella difficoltà che sto, in anticipazione di cassa, che mi permette di, di che non mi... Poi soprattutto potete dare tante risposte. In termini eh, di liquidità, cosa che adesso non posso fare? Per esempio pagare le aziende a 60 giorni eh, rimettendo un po' di economia sul mercato, cosa che non possiamo fare, potrei fare tante cose che non riesco a fare. Ieri nell'incontro con la dottoressa Ferretti, proprio questo abbiamo detto: Sindaco, ha detto il mio dirigente dei finanziari. Dobbiamo fare qualcosa. Il Ruzzo ci deve 4 milioni di euro e ce li deve dare, li rateizzasse 100 euro al mese per 40 rate, facesse quello che vuole, ma noi di soldi... prima, allora, Perché la... il perché Forlini mi ha detto che non sono nelle condizioni di. Di dare 100 euro al mese al Comune di Teramo. Quindi è peggio delle famiglie? Sta... 100.000 euro so. al mese per ah, il Comune beh, no, di Teramo, perché sono 4 milioni, 100.000 euro sarebbero 40 rate, voglio dire. Però questa è la situazione, però di questo non si parla e il Partito Democratico fa questo manifesto. Poi magari chiederemo anche noi qualcosa al Partito Democratico sulla gestione del ruzzo, magari anche con qualche manifesto come Forza Italia. Però stiamo parlando dell'Enel, poi parleremo del ruzzo. L'Enel chiederete i danni? guardi, io diciamo innanzitutto il rimborso è previsto dall'autorità, ma è un rimborso di pochi euro. Io sì, ho quella, chiesto, quella quasi di presa in giro. No? Io ho chiesto se c'è la possibilità di avere un indennizzo, mi faranno sapere, però vorrei dire che anche ancora stiamo aspettando il, una risposta, non dico il rimborso, una risposta per l'emergenza gas, gas. Un anno fa. quindi insomma queste situazioni in Italia cadono nel dimenticatoio e insomma, questi colossi poi alla fine non vengono mai toccati. Ecco, il gas un anno fa, l'energia elettrica, eh, quest'anno i teramani sono stufi di, di questi servizi. Eh, Cosa si può fare? Una class action? Cosa... Si può fare, tutto, guarda, si può fare tutto, una su. class action si può fare tutto, poi bisogna vedere che risultati porta. Io sicuramente diciamo, il fatto che ieri sera sono stato chiamato da un diciamo, rappresentante importante di Enel, per me è un, buon ris è un risultato importante perché comunque c'è un interlocutore, così come quando fu col gas. Il sindaco cerca di fare tutto quello che può fare, di far sentire la sua voce. Poi è chiaro che insomma, Don Chisciotte con domolini a vento non lo vuole fare nessuno. Se lei, pensa, se lei pensa che noi dal Ministero di Grazia e Giustizia dobbiamo su 13, 14 milioni di euro spesi in 10 anni per il Tribunale abbiamo avuto soltanto 6 milioni e 7 di rimborso, quindi diciamo che il governo ci ha abbuffato, si può usare così un termine magari Vabbè, non proprio circa 7, lo capisco, no, 7 milioni caso. 7 milioni e 300 mila euro e devo dire che ho detto a Legnini l'altro giorno se ci dà una mano per recuperare questi soldi e devo dire che il Presidente Legnini si è dato disponibile questa settimana all'onorevole Tancredi sarà da... Dal, dal capo di gabinetto eh, del ministro per cercare di capire eh, come almeno avere, riavere una parte di questi soldi. Se lei conta, 7 milioni e 3 dal governo. 4 milioni di euro da Ruzzo sono, fanno 11 milioni e 3. Noi con 11 milioni e 3 rimetteremmo, diciamo, non dico totalmente Beh, ma. Con 11 milioni e 3 diventerebbe paperonte de Paperoni. No, però no, diciamo vivremo un po' più tranquillamente, non con l'ansia e con l'angoscia di dover pagare gli stipendi, di dover pagare gli stipendi dipendenti della Tea, di dover pagare le imprese che devono pagare gli stipendi. Quindi come vede non è, insomma, Bisogna conoscere tutti questi aspetti di un'amministrazione come quella del comunità, di Termo, che è un'amministrazione. Che diciamo Teramo è stato sempre ben amministrato, devo dire, anche quando c'era Angelo Sperandio, centro e centro-sinistra. Un comune sempre ben amministrato, questo va riconosciuto. Però adesso vive le difficoltà anche di altri enti che si ripercuotono sul comune. E questo non è più possibile. A proposito di Onorevole Tancredi, eh, dov'erano i politici, i parlamentari teramani in questi giorni? Io devo Erano dire che sono molto alcuni, impegnati con, con perché non si è visto nessuno. Io devo dire che con, con i parlamentari teramani, con l'Unione ho parlato di questa situazione. O perlomeno chiedo scusa, parlamentari abruzzesi, perché forse è più giusto dire i parlamentari abruzzesi perché ovviamente uno viene eletto dalla propria regione e deve occuparsi di tutto quello che riguarda la propria, il proprio territorio. Io devo dire che con l'onorevole Tranchetti mi sono sentito, siamo confrontati, ho chiesto anche di fare un'attività sul governo eh, per esempio su questo discorso del, del... è chiaro che dove erano i parlamentari abruzzesi in questi giorni io non lo so, non ho avuto tempo di preoccuparmi di questo perché mi sono dovuto preoccupare tutto dalla mattina alla sera dell'emergenza io domenica, giustamente la mia domenica l'ho passata in prefettura la mattina nel nel vertice, il pomeriggio, a mantenere i contatti per capire quali delle utenze venivano ripristinate. Quindi insomma non, non, non ho avuto tempo di occuparmi di questo. Eh, lei l'anno scorso ha ricordato poco fa eh, dell'emergenza gas che c'è stata, adesso mi sta venendo in mente una cosa. Lei l'anno scorso eh, durante l'emergenza gas l'amministrazione comunale mise su un'assistenza eh, abbastanza qualificata nei confronti dei cittadini, ci fu una distribuzione di pasti, eccetera. Quest'anno con un'emergenza di energia elettrica e un'emergenza di acqua, perché non si è fatta la stessa cosa? l'emergenza di acqua è durata 48 ore, quindi voglio dire. Beh, quella di, di energia elettrica di quella più? Quella di energia elettrica di più, ma vede diciamo, l'energia elettrica e il gas eh, in alcune situazioni ha potuto funzionare, quindi si è potuto cucinare, non c'è stata questa necessità, la necessità è stata soprattutto invece per il riscaldamento perché molti impianti di scaldamento non si accende se non c'è la scintilla, quindi è stato più un problema di freddo oltre che di luce, di gas, il problema della, diciamo, della, di, di cucinare non c'è stato di fatto. È stato percepito invece molto il problema del freddo, perché nelle case che per cinque giorni sono state senza riscaldamento si è raggiunta temperature di 12 gradi, 13 gradi dentro casa e fa molto freddo. Quindi questo è stato il problema principale, quindi diciamo che l'abbiamo valutato anche insieme alla protezione civile perché poi vorrei dire che noi abbiamo aperto il COC ma poi il COC l'abbiamo chiuso perché il prefetto ha aperto il CCS. Anche lì ci sono state polemiche ma, ma polemiche di chi non conosce la normativa di chi non conosce, non sa nemmeno dove è di casa il piano di protezione civile perché devo, è, è scritto nelle regole fondamentali che quando a, apre l'organo diciamo, il, il livello superiore di protezione civile quello inferiore non ha più modo di esistere nel momento in cui il prefetto dopo che ne aveva aperto il COC ha deciso di aprire il CCS vale il CCS e non vale più il COC quindi. Adesso per evitare che tutto questo possa riaccadere, eh, che le piante vengano giù, che eh, l'asfalto si rovini ulteriormente, che crollino i, i tralicci di Terna eccetera, che ci siano le frane che eh, vadano a danneggiare le condotte della Ruzoreti eh, Adesso che la situazione sarà, tornerà alla normalità, Intendete intervenire sul territorio per evitare che tutto questo possa accadere? Qualche potatura di pianta, per esempio. No, Guarda, qualche potatura di pianta la possiamo fare, ma non è questo che risolve il problema. Il problema è che noi non siamo nelle condizioni di poter fare, di mettere un piano di manutenzione importante. Quando era assessore Paolo Gatti con l'aggiunta che Chiodi e adesso lavori pubblici, un anno il comune stanziò 4 milioni e mezzo di euro per fare manutenzione. Quattro e mezzo di euro si riescono a fare manutenzioni buone, eh, sono giusto, giusto i soldi che le deve dare. Ecco, quindi la Quindi, noi adesso non siamo in queste condizioni di fare questo. Faremo un piano di manutenzioni. Tenga presente che stiamo facendo manutenzioni sulle scuole, tenga presente che stiamo facendo dobbiamo fare manutenzioni sull'impianto sull elettrico. Il nostro, il nostro sistema di illuminazione ha subito anche diversi danni, ci dovremo mettere a riparo. Ci è stato chiesto anche questa volta di preparare un piano per il, avere fondi dal... Dal governo, ma insomma io credo che anche questa volta andrà a finire come nel 2012. Senta però la, la foto di Mattarella lì dietro, se la inquariamo, la messa quanto è costata quella? È costata 25 euro. Ah, quindi, abbiamo insomma... dovuto pagare anche la foto di Mattarella. Insomma, credo che questo sia. Il presidente Mattarella ha detto giustamente che vuole ridurre le spese. Per quanto riguarda le spese per diciamo, del. Di, di, di casa sua e quindi diciamo, di casa di tutti i cittadini. Questo lo sta facendo però, viaggia no, no, in sì, treno. Sì, ma eh, Lo sta facendo e gliene gli va dato atto che il Presidente eh, lo sta facendo e gliene va dato atto, però forse questi 25 euro da far pagare i comuni insomma era un segnale che forse avrebbe potuto dare sia il Governo che il Presidente della Repubblica perché ripeto ora 25 euro sicuramente non mandano in dissesto nessun comune però è un segnale che forse io personalmente avrei dato in maniera diversa ad un anno dalla sua rielezione praticamente si è pentito mi essere sì, ricandidato, visto quello che è successo? Assolutamente no, io sono convinto del, di quello della scelta, sono convinto di, di continuare a ricoprire questo ruolo, ci sono molte più difficoltà e il secondo mandato è sempre più difficile, però siamo qui convinti di andare avanti, anche per a che a prescindere da quello che dica il Partito Democratico che spende i soldi per fare manifesti che non avranno nessun risultato perché insomma, questa soddisfazione ce l'avranno fra quattro anni, cioè la fine del mio mandato, quando poi io non mi potrò più ricandidare e magari ci sarà qualche un altro a posto mio che, insomma, che spero e io darò il mio contributo. Continuerà questa diciamo, storia del centrodestra Teramano iniziata con Gianni Chiodi. Perché è vero che siamo in difficoltà, è vero che il centrodestra in Italia è come dire, in difficoltà, è vero pure che però la gente sta aprendo gli occhi e i tanti annunci fatti dal governo Renzi cominciano, cominciano come dire, a scoprirsi. Perché oggi annunci una cosa e non la fai, domani annunci una cosa e non la fai, Beh, sai, alla fine uno ci crede, ma poi non ci comincia a credere più tanto. Vista... Adesso le faccio la domanda da Partito Democratico, visto che. Non hai i soldi, i 25 euro, o si no, abbiamo, no, no, i 25 euro per la foto di Mattarella. E si lamenta, visto che dice che non hai soldi per fare le manutenzioni, perché visto che ha crediti inesigibili. Se la sta facendo da solo la domanda, però perché gliela non? faccio io perché continua a tenere nove assessori? Nove assessori. E perché? Perché noi ce ne abbiamo otto di assessori, perché io e Romanelli io? ce ne abbiamo otto, ce ne abbiamo nove, ma spendiamo per otto, perché noi e Romanelli siamo a metà indennità. Vabbè, voi, lei e Romanelli con no, è è il, il conto però, della serva questo vale, quindi siamo otto o non siamo nove, perché due sono a metà indennità, quindi io prendo 1560 euro, Romanelli poco più di, di 900 euro. Quindi vabbè, diciamo, che da. per, siamo per quello che sono i costi, abbiamo mezzo sindaco e otto no, assessori un, e mezzo abbiamo un sindaco intero che viene pagato per metà no no con, con mezzo, i costi mezzo dico, i costi per il, il comune sono mezzo sindaco anche abbastanza sì, ingombrante però per i costi abbiamo mezzo sindaco sì. e otto assessori e mezzo c'è in Cenciarelli i polmoni del Teramo il Vabbè, questo però è calcio il centrocampista, centrocampista, centrocampista eh. Umbro pensiamo alla Teramo Calcio che, no, che, ne che, ne che, che dovrà andare in Serebbi perché non riduciamo? ma perché è un tormentone che non ha senso io ho detto che noi faremo la verifica tolga la scusa la verifica di Giunta, la verifica vuol dire tutto con molta serenità, però lei e molta qualche tempo fa prima annunciò che la verifica l'avrebbe fatta da con la Reggiana. Sì, va bene, Sindaco. Ma non notte... ha, ha perso non devi, con la reggiana, non devi. Guardi. Allora, lei ha, ha prima ha annunciato che la, la verifica l'avrebbe fatta a giugno, poi che. Un mese fa disse no, lanticiperemo. Stiamo lavorando, vi assicuro che stiamo lavorando. Stiamo lavorando Basta sul che non lavorate come lei eh, nella no, stia eh. Stiamo lavorando sul documento programmatico. Stiamo lavorando sul documento programmatico, stiamo lavorando qualche giorno fa, visto che il consigliere Sbraccia eh, è entrato a far parte di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, quindi si sta anche semplificando un po'. Lo scenario politico, quindi diciamo siamo da questo punto di vista tranquilli, stiamo lavorando, entra il nostro segretario generale, eh, quindi diciamo non che mi farà finire l'intervista. Quindi sia tranquilla che quello che abbiamo detto faremo. Nel frattempo voglio fare i, eh, il in bocca al lupo alla Teramo calcio e fare i complimenti al Presidente Campitelli per tutto quello che sta facendo. Io direi che sono le 10 e tardi, io eh, come sì, lei. Eh... lei... Ha, però, allora, che allora devo... visto che lei ha parlato di calcio, la battuta gliela faccio. Mi In faccio. questo momento la squadra non è ancora da Serie B e sarebbe una promozione. Eh, la città però è da Serie B e non è una promozione. La città è da Serie B? Eh, no, la città di Teramo non è da Serie B. Eh, ha visto l'altra sera, sera al, al Rai 3 il servizio su Parma? Porta a porta, città che sta al 70%, tutto quello. Poi, Beh, Parma uh, non ha più nemmeno la squadra di calcio. Però dopo eh. ha fatto un altro servizio dove la città è sporca, piena di buste e tutto quello che è. Quindi voglio dire: cerchiamo di non buttare troppo giù questa città, questa Teramo che è una bella città, che è una città che è cresciuta tanto negli ultimi anni. Vive un momento di crisi, sicuramente di difficoltà, non c'è dubbio. Eh, come tutte le città italiane, però insomma. Eh, non, io non sono abituato a denigrare troppo la, la, la città dove vivo, io amo questa città e farò di tutto per portare avanti un progetto che, che noi in questi, in questi giorni ci stiamo... Diciamo, ci continuiamo a parlare sempre delle stesse cose del piano Neve, del Capodanno eh. Beh, ma, vabbè, ma, sono... ma Pensiamo e Capodanno, che noi, pensiamo che noi parte, abbiamo eh. un piano di riqualificazione del centro storico che darà nuova vita al cuore pulsante della città. Pensiamo che, che stiamo lavorando su un progetto di housing sociale che porterà a terra 18 milioni di euro di soldi totalmente pubblici e riqualificheremo l'intero territorio. Pensiamo che stiamo per appaltare una, una nuova strada che. Continuerà ancora a snellire il traffico. Però, Sindaco, mi scusi, mi scusi, chi ieri non aveva acqua e luce nella riqualificazione del centro da... storico sì, mi sembra però, che sia. Era, era di... proprio l'ultimo dei suoi distingui... pensieri, ma forse nemmeno. Distinguiamo, eh. no. distinguiamo però i due profili: profili. c'è un profilo di una città che ha vissuto un momento di difficoltà, grazie, cioè, grazie purtroppo per un evento atmosferico straordinario, dall'altra parte c'è una città che programma e che vuole crescere. Siamo pronti a ripartire quindi? Siamo pronti assolutamente a ripartire. Bene, grazie al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte. Buona serata.